Dormiti. Quando c'è l'estate, bambini, io sono sempre Gianni, eccomi. Ma dove sei? Sono arrivato con il mio super monopattino. Vedi che bello. Giada, Giada, quel monopattino è grande quanto il tuo piede. Ma è benissimo, è anche brutto. Ma non ho detto che è brutto, ho detto che è un po' piccolino. Guarda un po', ti lancio un po' d'acqua. No, non puoi andare, non sì. Ma scusa, ma cosa stai facendo dentro la piscina? Sei grande e grosso, non ci stai. Non è vero, questa è chiaramente la piscina della mia misura, guarda. Non mi sembra sì. Molto. Non ci stai neanche. Ehi, scusa. Ma e questo? Ma scusa, perché sei dentro la piscina con l'asciugamano addosso? Giada, è semplice, io faccio il bagno e nel frattempo mi asciugo. Ma non... Faccio due cose in... Non è tanto corretta questa cosa. Sì, ti bagno. E i braccioli a cosa ti servono? Che l'acqua è bassa così. Ma cosa? Ma non vedi che l'acqua è alta fino a qua? Devo stare così, sennò io la bevo tutta. Ma cosa stai dicendo? E me la sto... Comunque, guarda un po' che cosa ho portato. Lo zaino! Certo, non aspetta. Sì! Ci sono tutte le cose, c'è tutto il set per andare al mare. Quindi io quest'estate andrò al mare insieme ai miei cugini. E allora loro mi dormiti, quindi ci divertiremo tantissimo. Sono contentissimo, quindi hai un sacco di sorprese. Certo, allora c'ho la pistola. Ce l'ho anch'io! Così si possono fare le sfide col mappa. Poi guarda un po'. Ho portato. Sì, vediamo. Abbiamo il mio super zaino. Solo curioso, solo curioso. Ho portato. Vediamo, vediamo. Il bagno per sì! Poi tutte le formine, guarda, c'è anche un castello. Grazie, mi stai annaffiando? Sì, c'è un fiore. Anzi, un fiore. Ah, oh, grazie. Cosa hai visto? Tutte le formine. Sì, vabbè, giusto, perché si fanno le formine. C'è l'astrello, le palette. Ah, beh, questo è per pettinarmi il ciuffo. Sì, poi c'è il mescolino. Sì, questo è per fare. Questo è per fare la pasta! Anche per fare la pasta per cercare le conchiglie, per cercare le conchiglie anche nella è vero, così, sabbia. Così le raccogli. Ma è sono... qua, guarda qua i secchielli! Questo è quello più grande! Sì, ci sono i secchielli grandi, piccolini. Che bello! Io facevo questo gioco già da al mare. Aspetta, mettevo la terra bagnata dentro, così. E poi giravo e facevo. Il castello? Sì! Poi è bello mettere tanta acqua dentro e fare tutte le torrette. È bello! Però una cosa, guarda qui. Una cosa che tu sicuramente non hai. Come no? Guarda, dopo aver fatto un super bagno di sì. Per asciugarmi. Wow! Guarda che cosa! Bellissimo! Aspetta, mettilo dritto così, credimi. Wow! L'asciugamano! Rifero! Tutti gormiani! Però questo è mio, eh? No! Ehi, lascialo! No! Te lo sono fatto vedere, tu hai quello lì, quindi... Ma questo è mio. Questo è chiaramente per sbaglio? No, questo è tuo, questo è mio, questo è apposta! Ma io, ma anch'io voglio tutte queste cose! Ci sono i miei nipotini che amano i gormiti, amano i gormiti show! Gianni, allora, se vuoi, io posso procurarti, ti faccio un regalo. Solo se fai bravo, ti regalo il set del mare dei gormiti. Sì. Però solo se fai bravo. Io faccio sempre bravo, l'altra volta mi sono meritato la mascherina e questa volta mi merito chiaramente. Ma... cosa fai? Ma è il sorgente! Ah, è bello! Me lo fai provare? Sì. E poi non l'ho provato quando sono andata. Perché questo è il mio, te lo faccio provare solo una volta, bene. Ok. Chiudi gli occhi. Ehi, ma... Così ti sta! Ma no! È una collana! Non è una collana, Gianni! Vabbè, toglila, dai! No, si è bloccato! Togli! Gianni, sei bloccato! Ma... Forse è meglio fare una magia, ma dai! Facciamo una magia più meglio! Gianni, adesso è arrivato il momento di fare un laboratorio super gormitico. Mi piacciono i laboratori super gormitici. Abbiamo preso il laboratorio dal Panini Magazine numero 10. Cosa creiamo, Giada? Creiamo il tris dei gormiti. Però, prima di spiegare cos'è il tris dei gormiti, cos'è un tris normale? Allora, un tris normale sì? Praticamente è un gioco. È un gioco che si fa su una griglia, ok? Sì. E si mettono delle X o dei cerchiolini, ok? Esatto. Se io faccio tre X di fila, faccio tris.
Tris, questo è il gioco. E si può fare sia Tris in verticale, in orizzontale e in obliquo. Ok, la sfida è: io non devo far fare Tris a Giada e lei non deve far fare Tris a me. Allora, spieghiamo un pochino che cosa serve per creare questo super Tris. Oh, giusto, siamo arrivati dal mare, abbiamo portato dei piccoli scogli, bambini, c'è anche qualche granchio. No, Johnny, non sono scogli. C'è un granchio! Ma non c'è un granchio, questi non sono scogli, sono dei sassolini. C'è un paguro. Ma dove vedi i paguri? Non ci sono. Ah, ok, sono dei sassi. Sono dei sassolini, meglio se sono dei sassolini piatti in modo perché tale... ci disegniamo sopra. Esatto, disegneremo il nostro simbolo, dell'elemento che scegliamo. Io ho già scelto l'elemento del fuoco e ho già disegnato, vedete? Ho già disegnato sopra l'elemento del fuoco. Quindi adesso dobbiamo disegnare l'elemento della roccia. Okay. Però prima diciamo che ci serve anche un cartoncino dove farete una bella griglia. Noi abbiamo riciclato un pezzo di cartone e abbiamo disegnato questa griglia. E dopo, allora, Giada, indelebili per scrivere sopra i tassi. Indelebili, ok. Usiamo quello arancione così simuliamo un po' il colore della roccia della terra. Allora, vai Giada, tu vuoi usare il giallo? Fa niente, uso io tanto uguale. Ok, vai. Allora, è simile. Ok, allora ti aiuto, fammi copiare un po'. Sì, così facciamo prima. Allora, è simile. Ah, eccolo qua il simbolo della roccia. Potete copiarlo perché lo trovate nel Panini Magazine, trovate gli elementi come sono disegnati, Oh, ecco qua, finalmente abbiamo ultimato i sassi. E? Sì. Prima di iniziare la nostra super battaglia, volevo dire che sul magazine, come campo da gioco, non hanno usato un cartoncino, ma hanno usato un sacchettino in stoffa, così si possono mettere dentro i sassolini. Esatto. Potete farlo come volete. Noi l'abbiamo fatto su un cartoncino, potete farlo su un foglio. Sbizzarritevi. E allora, adesso Gianni è arrivato il momento. Aspetta Giada, voglio proporti una cosa. Voglio proporti una cosa. Che ne dici se questa volta io uso l'elemento della roccia e tu quello del fuoco? Dai, si potrebbe fare, ci sta, va bene. Dai. Allora, mi prendo tutti i sassolini. Perché noi sempre Carrion contro Titano, Titano contro Carrion. Per una volta possiamo fare pace? Si può. Ok, allora. Però adesso ci sfidiamo. Ci sfidiamo. Ok, allora inizio io. Metto il mio sassolino in centro. Tu adesso, Giada, devi mettere un sassolino dove... Per cercare di bloccarti. Devi bloccarmi. Vai. Sì. Può andare. Sta pensando. Pensa a metterci una vita. Giada. Lo metto qua. Okay. Allora, se tu l'hai messo lì, potresti fare Tris così. Quindi io ti posso bloccare qua. Io ti blocco qua se non tu facevi Tris. E io ti blocco qua se non fai Tris. Io ti blocco qui perché altrimenti mi fai Tris. Niente, mi sa che qua sto giro... La metto qua. E non ha vinto nessuno questa volta. Non ha vinto nessuno. Meglio, così non stiamo a litigare. Così non litighiamo. Però è divertente questo gioco. Sì, soprattutto sotto l'ombrellone. È vero, si può fare al mare. Va bene Giada, io tolgo i sassi e ne facciamo un'altra partita. Ok, va bene. Però intanto salutiamo i nostri amici. Andiamo avanti. Oh, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Ci sono arrivate molte foto, dediche e disegni. Tantissimo materiale. Sei pronto Johnny? Sempre pronto. Allora iniziamo con le foto di Marco e Matilde. Ah, ho capito che foto sono. Sì, quelle della natura, sì. E ci hanno scritto questa dedica. Vai. Ciao Johnny e Giada, siamo Matilde e Marco e oggi vi abbiamo mandato le nostre foto in mezzo alla natura. In queste foto ci troviamo nei pressi del Castagno dei 100 cavalli, che si trova a Sant'Alfio, in provincia di Catania. Non trovate che sia un luogo stupendo per delle foto gormitiche? Bellissimo anche il nome dei 100 cavalli. Ci sarà sicuramente una storia dietro, andrò a leggermela. Davvero bellissimo. Wow, grazie Matilde, grazie Marco. Adesso è arrivato il turno di Samuel che ci ha mandato la sua foto. E disegni. E tutti i suoi disegni. Ok, vabbè, intanto guardiamo nella foto. Hai una collezione super mega ultra gormitica. Hai anche Lord Carrion gigante, grande. Hai davvero tutto. Wow. E i super disegni. Esatto, ci ha disegnato Ultra Lord del Vento. Ecco, c'è scritto qua. Ciao, mi chiamo Samuel e vi invio il mio disegno di Lord Carrion. Ultra Lord del Vento. Sì, e poi ci ha mandato anche la Torre Mecca, che vedete
L'Elastar. Vi mando il mio disegno della Torre Mecha, che vedete l'Elastar, e poi il Lord Voidus. Ciao, vi mando il mio disegno di Lord Voidus. Carino. No, è un Lord Voidus buono, è simpatico, sta sorridendo. Non tanto cattivello. E infine c'è Lorenzo che ci ha mandato 3 foto con i suoi disegni. Bellissimo. Quindi ha fatto la foto e il disegno insieme. Come sei sorridente. E c'è anche scritto una dedica. Sì. Ciao Gianni e Giada, spero tanto pubblichiate i miei disegni, in quanto ne disegni un sacchissimo tutti i giorni. Un sacchissimo. Vorrei vedervi dal vivo e vi voglio tanto bene. Speriamo di vederci prestissimo. Sì, vero, speriamo. Gianni? Grazie, bellissimo. Guarda, guarda ogni foto come sei sorridente. Sono bellissimo. Hai disegnato, vado a vedere da vicino. Menti la lente di ingrandimento. Menti la lente di ingrandimento. Uric, Ultra Tritium e Ultra Torai, che sono bellissimi. Mi piacciono. Complimenti tanto a tutti quanti. Grazie. E continuate a mandarci disegni a gormitishow.gormiti.com. Ma non solo i disegni, il materiale, la baby foto, dance, tutto, le foto. Video, che non li facciamo tutto vedere. Fateci video, mandateci video, tantissimi, anche mentre giocate con i gormiti. A noi piacciono tanto, tanto, tanto. Giada, è finita la puntata. Sì, siamo arrivati alla fine. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale di YouTube. E iscrivetevi e mettete tantissimi like. Like. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao. Ciao.